Serie B-Win. Tutti i colori della passione. All'Atleti Azzurri d'Italia va in scena Albino Leffe Triestina. Classica sfida salvezza, valida per la 22esima giornata della Serie B-Win. Mondonico si affida in attacco a sorpresa a Cocco, mentre tra le file degli alabardati si accomoda in panchina il neo arrivato Miramontes. L'andata all'incontro terminò in parità 17 precedenti, con 6 vittorie della Albino Leffe e 4 della Triestina. Arbitra il signor Pinzani. Inizio di marca ospite, con Mondonico preoccupato. Buona azione di Antonelli, che poi scarica il sinistro. Nessun problema per Tomasic, che era sulla traiettoria. Reazione dell'Albino Leffe con Torri, che semina il panico. Si salva Colombo. Poi sull'azione di calcio d'angolo, mischia in aria con Cottafava, che sulla linea evita i guai per la Triestina. E vediamo l'intervento di Cottafava, che sbroglia una situazione complicata. La Triestina rischia ancora con questo lancio lungo di Zenoni per Cocco. Bravo Colombo a evitare ulteriori pasticci. Poi al 22esimo, cross di Regonesi, il colpo di testa di Cocco e il vantaggio dell'Albino Leffe. Grande colpo di testa dell'ex attaccante del Cagliari. Prima rete stagionale per Cocco. Non ci arriva Colombo, quindi vantaggio della formazione di casa, con Mondonico quindi premiato dalla scelta di inserire Cocco. Reazione però degli alabardati con questa conclusione di Della Rocca. Bravo Tomasic. Al 33esimo arriva però il pareggio. Testini, palla dentro, sotto porta Della Rocca, in posizione dubbia. Arriva quindi il pareggio degli ospiti grazie a Della Rocca, secondo gol consecutivo. 17esimo gol stagionale per la Triestina. Bella l'azione di Testini. Ancora Triestina nel finale. La palla dentro, per poco Testini non trova il gran gol. Finisce fuori di un soffio la sua conclusione. Nella ripresa cala il ritmo, si alza invece la nebbia. Poche emozioni, Mondonico preoccupato. Si invola Sissé sulla fascia, rientra il tiro di destro. È pronto Colombo, che fa suo il pallone. Pericolosi anche gli alabardati con Della Rocca. Bravo Tomasic. Poi la palla finisce in calcio d'angolo. I Seriani insistono e Temai. Conclusione però da dimenticare dopo una buona azione personale da parte del centrocampista dell'Albino Leffe. Nel finale spazio anche al neoacquisto Miramontes, proveniente dalla Cremonese. Proprio Miramontes regala l'ultima emozione. Conclusione però fiacca, nessun problema per il numero uno dell'Albino Leffe. Quindi la sfida Albino Leffe Triestina finisce 1-1, risultato giusto per quanto visto in campo. Qualche rammarico per la squadra di Mondonico, soprattutto per le occasioni fallite nella prima frazione.